Ebbene sì, siamo oggi qua per parlarvi di barche, barche fantastiche. No, non è proprio vero. Oggi siamo qui per il 7° Festival dei Motori, un evento bellissimo con macchine d'epoca e mezzi aerografati. Scopriremo presto di cosa stiamo parlando. Impegnatissimo, finalmente siamo arrivati da lui, 7° Festival dei Motori, il vero e unico patron, Sergio Carazza. Ciao Sergio. Grazie. Inizio è partito proprio da me nel 2010, poi abbiamo proseguito negli anni. L'anno scorso purtroppo per problemi di pandemia abbiamo dovuto tralasciare tutto. Speriamo di andare avanti ancora negli anni. Allora, abbiamo parlato prima di aerografia, sbagliami se lo dico, abbiamo visto dei bellissimi modelli, abbiamo visto anche il camper, chiamiamolo così, il motorhome dei Nomadi, e qui un'altra tua creazione. Ci vuoi spiegare come fai a creare questi, diciamo, opere d'arte? Ok, partiamo da questo, a parte che sono tutte aerografie manuali, quindi praticamente il discorso è un disegno a matita, una verniciatura fatta con l'aerografo e poi un passaggio in carrozzeria per la trasparente finale. E su questo mezzo molto particolare, al cui sono molto legato, perché con questo ho fatto da apripista al Paul Ricard. Dietro avevo 150 chopper e 150 camion aerografati. Con lo stesso ho fatto per 2 anni da apripista a Misano Adriatico al circuito Simonelli. Caspita, tanto rimaniamo abbastanza colpiti, no? Da quello che ci sta dicendo Sergio, abbiamo capito che veramente è un grande personaggio. Ecco Sergio, quando vengo da te ti propongo io qualcosa oppure proponi tu i soggetti da mettere sui camion o sui mezzi? Normalmente è una scelta che si fa in comune, cioè l'idea parte da entrambi, poi ci sono le varie rifiniture, cioè correggere un attimino il tiro, che a volte ci sono delle richieste non troppo omogenee. Beh, diciamo un po' come il nostro operatore Beppe, che a lui piacciono molto le donne in bikini, magari qualche camionista te l'avrà chiesto, no? Penso che lì sia una cosa in comune, no? Non solo il cameraman. E qui da The Prince of the Caribbeans un saluto dal 7° Festival dei Motori, Andrea Evans.